Ditemi se le cose semplici non sono spesso le più buone. Ecco, vuol dire che fa? Arrivederci. Ciao a tutti, oggi andremo a vedere la stupenda, buonissima, freschissima crostata alla babaiola, il dolce del momento. Semplice, un dolce di casa, semplicissimo ma stupendo. Allora, abbiamo qui i primi ingredienti. Abbiamo mezzo chilo di burro con 400 g di zucchero, 5 uova, un limone che dopo andremo a grattugiare, un chilo di farina setacciata e poi vari ingredienti da aggiungere man mano, passo passo. Quindi cominciamo a impastare i primi ingredienti, burro e zucchero. Signori, ci tengo a dire, questi impasti vanno fatti necessariamente a mano. Ovviamente mani sempre lavate, curate, depilate e tutto. Questa è la parte più delicata di tutto il procedimento, perché fare la crema, se vogliamo, è più semplice, ma è la pasta fronda che va fatta ad hoc. Aggiungiamo adesso tutti i vari piccoli ingredienti. Un pizzico di sale, un cucchiaino di bicarbonato di sodio, un bel cucchiaio di miele e ovviamente l'ingrediente principale, limone grattugiato. Cosa importante, grattugiamo solo la parte esterna, solo la parte gialla, altrimenti viene via anche il bianco che poi lo rende un po' amarognolo, quindi un po' che pazienza. È caduto, mamma mia. Ok. Ok, adesso impastiamo il tutto. Ho dimenticato di dire a inizio video che abbiamo aggiunto un pizzico di vaniglia, che è importantissimo. Adesso aggiungiamo le uova. Le uova non tutte insieme, vanno messe in due volte. Una volta amalgamato il tutto, aggiungiamo le altre tre. E adesso siamo pronti per aggiungere la farina. Farina 00, 1 kg, accuratamente setacciata. Ecco qua, questa è la parte più delicata, qui va impastato in questo modo, non bisogna impastare in questo modo, altrimenti la si incorda e non viene bene. L'errore che fanno tutti, l'errore più comune è quello di aggiungere altra farina alla fine dell'impasto, poiché la si sente appiccicosa, invece no, la dose quella è e basta. Ok, siamo giunti a termine, adesso questa qui va in frigorifero, si deve asciugare, si deve raffreddare, si deve seccare, giusto il tempo necessario, circa un'oretta. Nel frattempo che si raffredda la pasta frolla, andiamo a fare la crema al limone. Qui abbiamo 150 g di amido di riso e 350 g di zucchero che cominciamo a mescolare. Aggiungiamo 5 tuorli d'uovo, giriamo un poco e man mano aggiungiamo il latte. Latte 1 litro. Va aggiunto poco alla volta per non far sì che si formino i grumi. Aggiungiamo un pizzico di sale, un pizzico di vaniglia e aggiungiamo il latte. E ovviamente l'ingrediente principale, buccia di limone. In questo caso andiamo a tagliare soltanto la scorza di limone. Ok, direi che così va bene. Quello grattugiato ce lo mettiamo dopo. Adesso va bene così, andiamo ai fornelli. E aggiungiamo anche 50 g di burro che non guastano mai. Danno quella profumazione, quella consistenza migliore. Ok, adesso dobbiamo girare per circa un 10 minuti. La cosa importante è girare in modo costante. Un procedimento apparentemente semplice va fatto comunque in un certo modo. Dobbiamo grattare, tra parentesi, il fondo della pentola. Girare in modo circolare, in modo continuo e costante, fin quando non si addenserà la crema. Non appena ci accorgiamo che la crema comincia ad addensarsi, continuiamo a girare in modo deciso, dopodiché vediamo se bolle la crema e ci trasferiamo sul banco. Vediamo che si sta addensando la crema, guardate. Questo è il momento più importante, dobbiamo continuare a girare in modo frenetico, in modo energico. La crema bolle a 82-84 gradi. Siamo giunti al termine. Ok, trasferiamoci sul banco. Banco bello pulito, la spalmiamo con cura e la facciamo raffreddare. E nel frattempo che si raffredda, andiamo a prendere il tegame e la pasta frolla che abbiamo lasciato in frigo. Una volta messa sul bancone, la crema va agitata sempre, no? Così diventa anche lucida e si raffredda anche più velocemente, non si fanno i grumi. E cosa importante, dopo la cottura dobbiamo togliere le bucce di limone, altrimenti scaricano l'amarognolo e questo non vogliamo che accada. Tra poco saremo pronti per recuperarlo. E ora, mentre aspettiamo che si raffredda la crema, andiamo a recuperare la pasta frolla. La compattiamo un poco senza lavorarla eccessivamente. Aggiungiamo un po' di farina sotto e anche un poco sopra.
E adesso andiamo di mattarello. Cerchiamo di mantenere questa forma quadrata. Due girate qua, due girate là. Delicatamente, non dovete pressare, lo dovete accompagnare, lo dovete far scivolare tra le mani. E adesso dall'altro. Ti è piaciuto il giochetto della teglia? L'andiamo ad apporre nella teglia, la facciamo aderire senza schiacciare. Appoggiamo, perfetto. Togliamo l'eccesso e la punterelliamo un poco. Ok, va bene così. Abbiamo recuperato la crema pasticcera al limone. Adesso andiamo ad aggiungere un po' di crema di ricotta. Ricotta in zucchero, ricotta maremmana. Il rapporto ricotta-zucchero è un chilo di ricotta, 400 grammi di zucchero. E come quantità ne abbiamo aggiunto circa un mezzo chilo di crema di ricotta. Cominciamo a girare. E mo' un momento più bello, andiamo a grattugiarci il limone. Ora, de gustibus, c'è chi lo spreme anche il limone, però a mio parere si raggiunge troppa asprezza. Il tutto deve avere sempre un equilibrio, cioè mettere, secondo me non porta da nessuna parte. Il tutto va assaggiato, man mano, gradualmente, e poi, vi ripeto, de gustibus, come uno vuole fare, così si muove. Amalgamiamo il tutto, aiutiamoci con la sacca poche e andiamo a farcire la nostra crostata. Dobbiamo arrivare un poco sotto il bordo, ma non dobbiamo mai superarlo, altrimenti non viene bene, la roviniamo. Partiamo dal centro e dobbiamo farcirla in modo circolare, preferibilmente. Guardate come si vedono le bucce di limone, guardate bene, mamma mia. Non oso immaginare appena uscita dal forno. Ok, adesso andiamo a stendere la pasta frolla per farci tutte le varie striscioline. Stendiamo la crema in modo omogeneo. Le striscette dovranno essere dello spessore circa quello di un dito, ma magari anche un po' meno. Prendiamo delicatamente e si parte dal centro, in questo modo. Ecco la nostra crostata, adesso andiamo al forno. Circa una ventina di minuti, 180 gradi. A tra poco. E dopo circa una ventina di minuti, eccola qua. Mamma mia, è caduto che è sciutendo pure. Adesso possiamo decorarla o con lo zucchero a velo o anche lucidarla, si fa in entrambi i modi. Magari facciamo metà e metà. Questa parte qua la lucidiamo e da quest'altra parte ci andiamo a mettere lo zucchero a velo. A rovo pulito manà, a destra o a sinistra? Yeah. Ditemi se le cose semplici non sono spesso le più buone. E che vuol dire a fa? E mo ce la mangiamo pure. E che vuol dire a fa? Arrivederci.